Tentativi di accordi, tavoli istituzionali, proteste ed intese, ce ne sono stati tanti di tentativi per far sì che tutto quello che quotidianamente migliaia di persone sperimentano avesse una fine o quantomeno fosse potenzialmente risolto. Ed invece tutto è così da quando sono iniziati i lavori sulla tangenziale di Salerno, che di fatto creano un tappo nella confluenza dei veicoli che arrivano dalla Salerno-Napoli, dalla 2 e dal raccordo Salerno-Avellino. Giorno più, giorno meno, le code arrivano sul raccordo fino a Fisciano in relazione anche alle ore di punta del traffico. Una situazione a cui molti automobilisti cercano di sottrarsi, impegnando la viabilità ordinaria, finendo con l'intasare però anche le strade che attraversano i comuni della Valle dell'Irno. I lavori, come ha detto l'ANAS, continueranno per diversi mesi, circa un anno. Le opere di manutenzione sono necessarie e quindi non è possibile rinviarle. Solo durante il periodo di lucida artista, per evitare il possibile caos, ci sarà una momentanea sospensione, come ha fatto sapere ieri il prefetto di Salerno, che sulla questione era già stato chiamato in causa, delegando alle polizie municipali dei comuni interessati il compito di trovare soluzioni che potessero ridurre i disagi. Soluzioni che, come si può vedere evidentemente, non sono arrivate con buona pace di quanti ogni giorno sono costretti a mettere in preventivo dai 30 ai 60 minuti in più di tempo sulla normale percorrenza per raggiungere Salerno.